Think negative, l'agricoltura carbon negative per produrre di più consumando di meno, è il titolo dell'ottava edizione di Biogas Italy, l'appuntamento dedicato alla filiera del biogas agricolo. Una 2 giorni organizzata dal Consorzio Italiano Biogas, dove i protagonisti sono state le associazioni e le aziende di settore e le istituzioni italiane ed europee, riunite per confrontarsi sugli scenari futuri. 2 giorni in cui, come Consorzio Italiano Biogas, abbiamo promosso un confronto per capire quale sia un modello in cui la digestione anaerobica può contribuire non solo alla produzione di energia rinnovabile nel percorso di decarbonizzazione del paese, ma soprattutto può diventare una tecnologia essenziale per una stimolo a un modello agricolo più circolare e sostenibile. Abbiamo un primo grande impegno, che è quello di valorizzare tutte le infrastrutture presenti. Gli impianti sono stati costruiti negli ultimi anni, oggi hanno bisogno di avere una continuità, perché non solo sono diventati importanti per l'economia delle aziende, ma rappresentano un'infrastruttura strategica per il paese. Poi abbiamo una visione al futuro, in quanto sicuramente col piano di resilienza l'Italia si è dato un obiettivo importante di produzione di biometano, e quindi su questo dobbiamo costruire un percorso che permette alle aziende di riuscire velocemente a mettere a terra gli investimenti.